Salve a tutti, benvenuti in questa nuova parte di Beyblade G-Revolution. La scorsa parte abbiamo iniziato un po' a combattere un po' qua nel parco per iniziare a prendere un po' la mano giocandoci. Però solo che il problema è che ci sono solo gli allenamenti nel parco e io non ho voglia. E per crescere io devo combattere contro questi, questo è il problema. Questo qua a livello 3, questo qua già battuto, già combattuto, già scontrato. Ok, facciamo questo. Ehi Taka, vuoi combattere? Certo Chris, perché credi che sia qui? Se deve avere una staffa, credo sì, vedente. Ok ragazzi, certo Gomez. Sì Gomez, ci sta. Ok, adesso si ragiona. Cioè avevo 200, adesso già 1350. Attenzione, attenzione, salta! Incredibile! Come salta! Ti è beccato! Adesso guarda come ti prego! Dai che ho ancora 200... scherzavo! Ho appena finito di dire... guarda che ne ho ancora 200 di differenza! Adesso ancora 200, ok. Vai, tieni, godo. Schivato. Mamma mia, quanto gli faccio di danno. C'è già quasi metà barra. No, sono andato fuori tempo. Ma che siamo quasi 300 di differenza. Volevo premere L per saltare. Ah, ma Andrassiel! Cioè ragazzi, io sto combattendo contro un Andrassiel. Cioè da 200 a 300. No, da 300 a 200 volevo dire. No, da 300 a 200, sì, perché era 300 prima di differenza. Adesso sono di nuovo a 300. Sì, 300. No, vabbè, tanto ha perso. Dai, piano piano ci stiamo. Il problema è quando devo tirar. Perso 32 di esperienza. Ho guadagnato anche un Drassel, vedi? Drassel è all'altezza del mio Dragostore. Sei troppo bravo per me. Attacco premedente da lungo. Sì, ma a me non mi servono questi consigli, ragazzi. Mi serve a sapere come si fanno le combo. Vai, salvataggio completato ragazzi, continuo. Sto qua a livello 2 perché ho combattuto contro di lui. Sto qua a livello 3. Livello 3. E io contro il livello 3 non. No no. No no ragazzi, non avete capito. Ah ragazzi, devo per... prima di andare qua dentro. Qua. Andiamo qua da questo. A questo qua. Vai show. Non 6%, va bene così.
1004 con il 96%. Mamma mia. Sì, vabbè, però sono... Chi è? No, vabbè, ho sbagliato anch'io. Uno. Sì, però non devo stare attento a non farmi buttare fuori dal ring. Dallo Beyblade Stadio, volevo dire. Altrimenti c'è... Chi è? 300 ancora? Finché sono 300... Finché non mi fa combo, io sono calmo. Quando inizia a far combo, uno inizia a innervosirsi, cioè. Attenzione. Guarda come lo prendo. Tiè, te lo ridate il 12. 24 il doppio, te lo ridate. Oddio. Dai, che siamo quasi a 400. Ma questo qua non fa le combo, meglio. Cos'ha questo? Un Dryer? Questo qui è un Dryer. Oh, finalmente ho fatto le combo. Sì, però guardate la mia barra di danni, è pochissima rispetto alla sua. Sì, non è che se salti... Se vuoi vincere, salta. Se non vuoi mollare, salta. Vabbè, ho vinto. A meno che non faccio una super combo. Ecco, adesso... Attenzione! È incredibile! Ho vinto! 64... Un wall... Ah, wallboard. Sembrava un dryer da fuori. Non posso crederci. Cioè, mi stanno dando tutti consigli inutili, ragazzi. Più inutili di così non poteva essere. Non potevano essere più inutili di così. Il problema è che devo allenarmi alle... Questi qua sono tutti a livello 3. Adesso livello 3. Livello 3. Livello... Buono ancora che ci trovo qualcuno a livello 2, cioè. Perfetto. Godo. Però questo qua era l'uomo delle combo, me l'ero dimenticato. Devo muovermi a fare 300 di nuovo. O anche di più. Cioè, quando tu fai perfetto e gli altri non lo fanno, non sei più contento. Perché c'è la differenza troppo alta di rotazione. Però solo che ti dà fastidio che non fai anche tu le combo. Adesso vai. Siamo quasi 400 di differenza, dai, buono. Vabbè, dai, 400-300, dai. L'importante è che rifaccio 400, non ti muovo. Cioè, c'aveva lui l'attacco più alto perché aveva fatto verde, io mentre avevo fatto solo il blu, cioè gli ho tolto più io. Ok, adesso siamo pari. Dai, che siamo quasi 400. 400. No, non t'avevo preso. Adesso vai. Scherzavo.
Dai che mi prendo il tuo... Nel sbaglio l'ho già preso perché è un Trigold. Un Trigold Tidero. Tidero. Hydero. Ma perché lui non se lo aspetta che lo tocco subito? Perché guarda, è tempo di cagliarsi. Allora dai, ci siamo... Altre devo capire quando appare una certa persona. Vai, siamo quasi alle battute finali. Trentasei, ventitré, dodici, perso di 400, ragazzi. Chiedo un po' triste, ma non so come si sfrutta. Non si può schivare prima. Vedi, chip beat contiene il segreto. E nessuno sa come si sfrutta. Sono tutti a livello 3 adesso. Lui pure. Questa qui? No. Questa qui? No. Ma se tipo ritornassi a casa... È vero! Che stupido! Devo ritornare a casa io, ragazzi. Mi ho dimenticato e devo ritornare a casa. Sì, ma dov'è il nonno? Ci sono dei momenti che io dovrei ritornare a casa. Me l'ho dimenticato. Però non è questo il momento per ritornare a casa. Così sembrerebbe. Troppo veloce. Però devo andare. Quella là sembra... No, è questa la piscina. Ma sì, che poi c'è l'aeroporto. Di qua devo andare dopo il campo allo stadio. Aspetta, dal momento che quello là era a livello 2 ed è ancora a livello 2. Ci scontriamo contro di lui, sperando sempre di fare... Scusa un attimo, quello là aveva un drassi, eh. Devo per forza... Il 96%, va bene così. Piano piano la mia forza aumenta. La mia rotazione... Chissà che sarà al 100%. Wallboard. Chissà di chi era questo... Non mi ricordo una serie animata di chi fosse questo... Il volvo. Abbiamo 300 di differenza di rotazione. Cerchiamo di tenerla. E anche di aumentarla. A quasi 400. Vai. 400. Rotazione. Però devo stare attento a farmi sbattere fuori dal ring. Dallo stadio, come tanto. Vabbè, sapevo che saltava. Sapevo che avrebbe saltato. Sì, vabbè, uguale. Sì, lo so che sono un po' noiosi questi combattimenti, ragazzi, però... Ci sto cercando di... Quasi 500! Mamma mia, ragazzi, 500 di rotazione! Quasi 500! Se adesso faccio il
Riesco a mettere, siamo a 5. Ecco qua, la 500. No, mi ha fregato. Ciao, ciao. Sono a livello 2. Prendo R. Ok, poi la L. Vedete, mi dicono, c'è un potere strano il 5 bit. Oh ragazzi, si è aperta una nuova... un nuovo passaggio finalmente. Un nuovo posto. Aspettate un attimo, vado un attimo a salvare qua, perché altrimenti ho paura che qualcuno mi voglia combattere. Usciamo di qua e andiamo di qua. Io non mi ricordo quale che posto sia. Ah, ho capito. Il parco si trova su, ma tu lo sapevi già, vero? Zitto, ho sentito che gli scalcoli stanno cercando video. Continuano a farti prendere. Se volte si riesco dietro in avanzando di street. Ah, oh, i scalcoli, se non sbaglio, è la banda di Kay, che è il miglior Beyblade della zona. Si è alleato, ma che credo sia il 5 che anche giochi a me. Però visto che ha scalcoli i suoi ragazzi, gli sono... E l'attacco, ho appena visto Mr. Jenkins recarsi al lavoro. Avrei smemorato, sai? Ehi, sei mai stata una festa? Si può raggiungere il campo, non perderti. Ah, questo qua è il negozietto di compere. Ehi! Allora, dal momento che gli Skelpis si dovrebbero trovare qua dietro. Infatti, eccolo qua. Ma guarda, non è quella mezza attacca di Takao? Che è la tua amichetta, Takao? Io chiaramente non sono un ragazzo buffone. Ragazzina. Prof K, torni indietro. Facciamolo piangere, capo. Dai, venite tutti addosso. Passa così, solo un ragazzino. Passa così, Skank, non passa così, il latte. Sento tua madre, come ti chiama? Ti chiama la mamma, Skank. Fila a casa, Skank. Sbrigati, mi serve una mano in cucina. Certo, Skank, mi ha detto che la tua camera era in disordine. Attento. Non sono una scartina, sai? E del fegato, mi piace. In giro si dice che tu sei molto in campo con un Beyblade, beh, è vero, oppure no? Perché non mi mette la prova e non cerchi di scoprirlo, campione? Vorrei l'unica cosa che mi viene a prova è la mia presenza. Se ci pensi io, lascio che ci faccio vedere chi comanda. Calma, Gribo, prima vediamo cosa sa fare. Spud! Vieni qui e fai capire che aria ti... Spud o Spud? Nessun problema. Ok ragazzo, queste sole se batti sbatti, lascia la mano. Prendi metto un bel blade, capito? E tanto mi fate combattere lo stesso anche se vinco, quindi cioè, tanto non avevi scelta, ma vuoi batterti con me? Devi essere fuori di senno. Davvero, non è tutto che non credo che ci vorrà molto, non di certo. Fatti bravi, hai combattere. Yes. Sì, come, fatti sotto, certo nessun problema. Dovrei forse, vediamo un po', ok. Prima è meglio se mi alleno un po', ragazzi. Prima di andare a scontrarmi contro quei... Ah, ma lo stesso mio Beyblade. Perché neanche se faccio al 100% riesco a farcela con quei ragazzi. Il problema è che sono un punto importante della storia per andare avanti nel gioco. Anche se dovessi fare 96-100%, cioè non mi avvicino lontanamente, devo fare minimo a 1700 di rotazione. Cioè, quindi allenarmi contro questi qua del parco ancora, purtroppo.
Siamo già a 500 di rotazione quasi. No, ho sbagliato. Dai, 500 di rotazione. Vai, vai. No. Vai così. No. Ma che... Sì, sarà il mio stesso Beyblade. Sembra... Così sembrerebbe, cioè. Vabbè, niente ragazzi, anche questa parte sarà di solo allenamento purtroppo. Vabbè, niente. Vabbè, 500 di rotazione avevo. Rota 5. Ah, vedi che c'era un drago. Ci sono quali mesi? Oh, la pulsantiera. Cioè, le freccettine, raga. Ma vai a quel paese. Finalmente uno che mi ha dato una mano. Cosa c'è? Ragazzi? Sì. Perfetto. 1300 di rotazione, stiamo aumentando. Però ancora non... Cioè, nonostante faccio su e giù con la tastiera e con la pulsantiera, non ce la faccio. Benissimo. Guardate, loro ce la fanno, io no. Nonostante premo su e giù con la tastiera, cioè renditi conto. E ha, come dice quello, come ha detto quello lì. Tanto io sto aumentando la rotazione, ragazzi. La velocità di rotazione col 100%. Siamo già a 1300. Se non fosse per le combo io avrei già vinto tutti i combattimenti, cioè. Non sono bravo a fare le combo. Nonostante mi abbia detto far su e giù con la... 700 di rotta di differenza addirittura, cioè. Ah, ma ho capito, non dipende il livello, dipende dalla forza che uno ha anche. Non so però perché. Vabbè, hai perso. Un bistol. Bistol. Vabbè, allora aspetti, consiglio quando metti su un colpo. Premi di sì. Vedi che era sinistro o destro? Piano piano mi stanno dicendo cosa devo fare, cosa non devo fare. Vai, meglio così. Ma qua mica c'era una ragazza che voleva...
attaccavo mio fratello qui e dice che ci sai fare, si vuoi mettermi la pecciola, sono lieti che non ti fai combattere una. Con gli altri ti dà fastidio, lo combatto con tutti. Nella famiglia cosa sai fare? Pronti? Via. Certo va a me. Non significa che sia una persona inferiore. Sono proprio qua, guarda impara, guarda impara. Oddio no. Ah. Che nonostante abbia fatto schifo nel lancio. Finalmente ragazzi, ce l'ho fatta a imparare. Quando io attacco. Allora. Allora, un attimo. Un attimo, allora. Adesso. Ah no, devo fare destra e sinistra, come meglio. Adesso. No, niente. Allora, aspetta un attimo. Ci sono riuscito per un nanosecondo, cioè. Qua sarebbe la combo mini, che gli tolgo appena 6. Riuscissi a fare una combo più potente? Vediamo. Ma non riesco a far quella su e giù. Devo far quella sinistra e destra. Allora proviamo con quella sinistra e destra. No! Vabbè, tanto... Allora, una... Ti stai ferma? Ok. C'ho il dito che mi fa un male se perso la costanzia per le frecce. Cioè, devo premere contemporaneamente, quello è il problema. Ragazzi, ce l'ho fatto finalmente! Aspettate! Perfetto! Kikiryuko! Kikiryuko sono la stessa minuta. Questo film non si è mai dato, però bravo! Mettessi in un colpo, mi destra e sinistra, questo un combo debole. Grazie, non è andato poi così male. Mamma mia ragazzi. Il fatto che sia una ragazza non vuol dire che non posso affrontarti. Beh, ma io non, per me non ho capito. Cavolo, è già arrivato al rosso. Le mi accorda troppo il mio land caricatore. Perfect. 1500. Yeah! Più forti di così! Sì, ma solo così. Ah, è la combo debole ho fatto. Anna, un Dranzer! Raga, siamo fatto fa contro un Dranzer! Allora. Che se questa è la combo media, mamma mia, non voglio pensare. Non voglio vedere quella forte. Quanto gli toglierei. Quanto le toglierei. Vabbè, niente, un pago 800 di differenza, raga.
Vabbè. È appena questo qua. Vabbè dai, l'importante è che riesco a fare le combo adesso. Primero. Guardate! È fatto fuoco. Però allora lei toglie di, mi toglie appena 4. Invece le tolgo 7. Se togliessi un po' di più sarebbe meglio, eh. Ho fatto andare sotto la 1000 di la rotazione 1000. Vabbè dai. Uff, mamma mia, mi stavo buttando fuori dal re. No, questo non l'ho promesso. Personino. No, ho vinto, o meglio, il Dranzer F. Il Dranzer F è la tenente. Era meglio andare a casa di un tenente. Vedete che era più pulsante LR. E io per quello facevo LR anche. Ragazzi, è stata una dura parte, una lunga parte, scusate, però la prossima volta saremo ad affrontare la banda qua. Se vi è piaciuta la parte mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, arrivederci a tutti, alla prossima, ciao a tutti.